Lo sapevi che avere un secondo passaporto può aprirti un mondo di opportunità? Benvenuti su Spunti di Viaggio, il canale dedicato a chi ama esplorare il mondo. Oggi parliamo di un argomento molto interessante, come ottenere un secondo passaporto. Prima di cominciare, non dimenticare di iscriverti al canale per non perderti i nostri prossimi video. Perché un secondo passaporto? I motivi possono essere tanti. Più libertà di movimento, viaggiare senza visti in più paesi del mondo. Vantaggi fiscali, ottimizzare la tua tassazione internazionale. Protezione patrimoniale, diversificare i tuoi asset in contesti stabili. Maggior privacy, proteggere la tua identità e i tuoi spostamenti. Come si ottiene un secondo passaporto? Esistono due strade principali. Residenza, trascorrere un periodo di tempo variabile, da 1 a 5 anni, in un paese straniero. Investimenti, investire una certa somma di denaro in un immobile o in un fondo governativo. Quali sono i paesi che offrono questa opportunità? Attualmente ci sono 7 paesi da tenere d'occhio, da valutare, come detto, in base ai due criteri di residenza e investimenti. Numero 1. Panama, passaporto tropicale. Spiagge da urlo, giungle selvagge e un'economia in fermento, Panama non è solo un paradiso per gli amanti del sole, ma anche un'occasione per mettere le mani su un secondo passaporto. Come fare? Residenza, 5 anni sul posto, tranquillo, non serve stare sempre lì, o 2 anni se investi $300.000 in immobili. Investimenti, $250.000 in titoli di Stato o $50.000 in un fondo immobiliare, con un minimo di 1 o 2 anni di residenza. Perché Panama? Tutto facile e trasparente, niente burocrazia da incubo. Costi non folli, accessibili a tutti. Tasse che fanno sorridere, un bel vantaggio, no? Un paese sicuro e stabile, dove vivere tranquilli. Posizione top, perfetto per viaggi e affari. Panama, il tuo trampolino di lancio verso un mondo senza confini. Numero 2. Uruguay, un tango con la cittadinanza? L'Uruguay, terra di gauchos, churrasco e paesaggi mozzafiato, apre le sue porte a chi desidera un secondo passaporto. Come fare? Residenza, 5 anni nel paese, con la possibilità di frequenti uscite. Investimenti, $600.000 in immobili o in attività commerciali. Perché l'Uruguay? Uno stile di vita unico, immerso nella natura e nella cultura gauca. Un paese sicuro e accogliente, dove la qualità della vita è alta. Un'economia solida, con interessanti opportunità di business. Un passaporto forte, che ti apre le porte di oltre 180 paesi senza bisogno di visto. Un ponte verso l'America Latina, ideale per esplorare il continente. L'Uruguay, un abbraccio caloroso e un trampolino di lancio verso un futuro senza confini. Numero 3. Canada, un passaporto tra i ghiacci? Esplora le opportunità! Pianure sconfinate, foreste immense, città moderne e una natura incontaminata, il Canada non è solo un paese affascinante, ma anche un'occasione per ottenere un secondo passaporto. Come fare? Residenza, 3 anni nel paese, con la possibilità di frequenti uscite. Lavoro, 1 anno con un permesso di lavoro valido. Studi, 2 anni in un istituto universitario canadese. Famiglia, sponsorizzati da un coniuge o da un familiare canadese. Perché il Canada? Un paese stabile e democratico, dove la qualità della vita è ai massimi livelli. Un'economia forte e diversificata, con interessanti opportunità di lavoro. Un sistema educativo eccellente, per chi vuole studiare o far studiare i propri figli. Un ambiente multiculturale e accogliente, dove ci si sente a casa. Un passaporto potente, che ti apre le porte di oltre 180 paesi senza bisogno di visto. Il Canada, un sogno di libertà e opportunità a portata di mano. Numero 4. St. Kitts e Nevis, Caraibi da sogno e passaporto a portata di mano. Spiagge caraibiche di sabbia bianca, acque cristalline e palme che si piegano al vento, St. Kitts e Nevis non è solo un paradiso per gli amanti del relax, ma anche un'occasione per ottenere un secondo passaporto con facilità e convenienza. Come fare? Investimenti, $150.000, in un fondo governativo di diversificazione economica. $200.000, in un immobile approvato dal governo. Residenza, non è obbligatorio risiedere nel paese. Perché St. Kitts e Nevis?
un processo rapido e trasparente. In pochi mesi potresti avere il tuo passaporto. Costi accessibili, tra i più bassi per i programmi di cittadinanza economica. Nessuna imposta sul reddito, sulle successioni o sul patrimonio. Un vantaggio fiscale non da poco. Un clima fantastico tutto l'anno, perfetto per godersi la vita all'aria aperta. Un passaporto potente, che ti apre le porte di oltre 150 paesi senza bisogno di visto. St. Kitts & Nevis, la tua chiave d'accesso a un mondo di libertà e opportunità. Numero 5. Vanuatu. Un'isola remota con un programma di cittadinanza vantaggioso, investimento minimo $130,000. Vanuatu, un arcipelago di isole vulcaniche nel Pacifico meridionale, offre un programma di cittadinanza per investitori davvero interessante. Tra spiagge incontaminate, giungle lussureggianti e una cultura unica, Vanuatu non è solo un paradiso per gli amanti dell'avventura, ma anche un'occasione per ottenere un secondo passaporto con vantaggi concreti. Come fare? Investimenti, $130,000, in un fondo governativo di sviluppo. $180,000, in un immobile approvato dal governo. Residenza, non è obbligatorio risiedere nel paese. Perché Vanuatu? Un processo semplice e veloce, in pochi mesi potresti avere il tuo passaporto. Costi relativamente bassi, rispetto ad altri programmi di cittadinanza economica. Nessuna imposta sul reddito, sulle successioni o sul patrimonio, un vantaggio fiscale considerevole, un ambiente sicuro e stabile, dove vivere in tranquillità, un passaporto flessibile, che ti permette di viaggiare senza visto in oltre 125 paesi. Vanuatu, un'isola vulcanica che erutta opportunità per il tuo futuro. Numero 6. Antigua e Barbuda, un altro gioiello dei Caraibi, dove il passaporto si ottiene con un investimento di $100,000 o un fondo di sviluppo nazionale. Antigua e Barbuda, un arcipelago di 365 isole nel Mar dei Caraibi, offre un programma di cittadinanza per investitori davvero interessante. Tra spiagge di sabbia bianca, acque turchesi e una vegetazione rigogliosa, Antigua e Barbuda non è solo un paradiso per gli amanti del relax, ma anche un'occasione per ottenere un secondo passaporto con facilità e convenienza. Come fare? Investimenti, $100,000, in un fondo governativo di sviluppo immobiliare. $150,000, in un immobile approvato dal governo. $200,000, in un'impresa commerciale approvata dal governo. Residenza, non è obbligatorio risiedere nel paese. Perché Antigua e Barbuda? Un processo rapido e trasparente, in pochi mesi potresti avere il tuo passaporto. Costi accessibili, tra i più bassi per i programmi di cittadinanza economica. Nessuna imposta sul reddito, sulle successioni o sul patrimonio, un vantaggio fiscale non da poco. Un clima fantastico tutto l'anno, perfetto per godersi la vita all'aria aperta. Un passaporto potente, che ti apre le porte di oltre 150 paesi senza bisogno di visto. Antigua e Barbuda, la tua chiave d'accesso a un mondo di libertà e opportunità. Numero 7. Dominica, un'isola vulcanica incontaminata, dove il secondo passaporto è tuo a partire da $100,000. Dominica, soprannominata l'isola della natura, è un vero gioiello dei Caraibi. Tra vulcani imponenti, foreste pluviali rigogliose e cascate mozzafiato, Dominica non è solo un paradiso per gli amanti dell'ecoturismo, ma anche un'occasione per ottenere un secondo passaporto con vantaggi concreti e tangibili. Come fare? Investimenti, $150,000, in un fondo governativo per la diversificazione economica. $200,000, in un immobile approvato dal governo. $250,000, in obbligazioni governative. Residenza, non è obbligatorio risiedere nel paese. Perché Dominica? Un processo semplice e veloce, in pochi mesi potresti avere il tuo passaporto. Costi relativamente bassi, rispetto ad altri programmi di cittadinanza economica. Nessuna imposta sul reddito, sulle successioni o sul patrimonio, un vantaggio fiscale considerevole. Un ambiente sicuro e stabile, dove vivere in tranquillità. Un passaporto flessibile, che ti permette di viaggiare senza visto in oltre 125 paesi. Un'isola incontaminata, perfetta per chi ama la natura e desidera vivere in un ambiente sano e incontaminato. Dominica, un'oasi di pace e un trampolino di lancio verso un futuro senza confini.
Ricorda, non esiste un paese perfetto per tutti. È fondamentale fare una ricerca accurata prima di prendere qualsiasi decisione. Consulta un professionista per avere una consulenza personalizzata. E tu, stai pensando di ottenere un secondo passaporto? Lascia un commento qui sotto e dici qual è il tuo paese dei sogni. Metti like al video e iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Un saluto a tutti e state bene!